Salve a tutti ragazzi, qui è Cham che parla, benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi vi porto finalmente delle news su Pokémon X, X e Y. Proprio così, oggi c'è stato la Nintendo Direct, in pratica là, non mi ricordo chi è stato, comunque il come posso chiamarlo, direttore, diciamo, ecco qua già vedete, il direttore della Nintendo ha... Perché c'è stato l'E3, che l'E3 è l'esposizione praticamente di tutti i videogiochi, una cosa del genere. Hanno partecipato Sony, Ubisoft, un sacco di diciamo grandi marche così dei videogiochi. Oggi è toccata alla Nintendo e ci hanno fatto una bella sorpresa a noi fan dei Pokémon, appunto, perché ci hanno dato nuovissime news su Pokémon X e Y, che non sono ancora finite però, ragazzi, perché se non sbaglio questa notte, nella tarda notte, tra le 3 e le 4 e mezza, sempre alle 3, E3, non so come, vabbè sì, si pronuncia all'inglese, quindi E3, anzi I3, ci sarà lo speciale di Junichi Masuda, Suda quando fa caldo, ok, questa non ci stava, dai, di un'ora e mezzo, ok, basta fare... di un'ora e mezzo, quindi forse arriveranno nuove news. Ma penso ovviamente di sì. Allora, ragazzi, Pokémon X e Y scopri il nuovo tipo folletto. In attesa dell'uscita del gioco il 12 ottobre, non puoi vedere le nuove rivelazioni sul sito ufficiale. Quindi, ragazzi, la data ufficiale è il 12 ottobre, che se non sbaglio è come quella di come si chiama? Pokémon Bianco e Nero 2. Allora, dove vedete queste Pokéball? Sono le novità. Cioè negli sfondi. Vabbè, novità ovviamente. Pokémon, altri Pokémon, concetti base tipo. Allora, questo avevamo già visto. Annunciata la data di uscita del gioco, 12 ottobre, ragazzi. 2013 ovviamente. Allora, andiamo per da sinistra verso destra. Concetti di base. Andiamo, dov'è il tipo? Tipo? Dove sei, tipo? Tipo. Oh, eccolo qua. Tipo, i Pokémon sono contraddistinti da uno o più tipi. Ad esempio, fuoco, volante o psico. E anche le mosse che usano appartengono a determinati tipi. Ciascun tipo presenta vantaggi e svantaggi. Il modo in cui reagisce con gli altri tipi è ciò che conferisce alle lotte Pokémon la loro complessità strategica, il loro inesauribile divertimento. Ad esempio, contro i Pokémon tipo fuoco, le mosse di tipo acqua sono super efficaci, mentre le mosse di tipo erba non hanno un grande effetto. I vari tipi di Pokémon interagiscono fra loro in questo modo. E adesso è stato svelato un nuovo tipo. Scopri i nuovi Pokémon di tipo folletto. Allora, io non sono così contrario a questo tipo, però in inglese è fairy. Tu cosa ti aspetti? Fata? No, folletto. Perché folletto? Perché? Cioè, chiamalo fata, stop, buono. Mi piace il nome, a posto. Non vi dico niente, ma folletto, dai, folletto. Ma cosa folletto? Cioè, no, folletto non si può sentire a mio parere. Oh, basta, ho deciso che potrei incontrare i Pokémon X e Y. Andiamo a scoprire. Io l'ho visto in diretta, è stata una figaggine, anche perché è stato all'inizio. Allora, novità, Pokémon X si introducono delle nuove funzioni rispetto ai giochi Pokémon precedenti. Scopri cosa ti aspetta in questa nuova avventura. Allora, il nuovissimo tipo folletto, che poi Gardevoir, ok, fata, giusto, sì, ma folletto, cosa c'entrano i folletti con i Gardevoir? Gardevoir, non lo so veramente, folletto. Non si può sentire. Vabbè, basta. Quando venne lanciato il primo gioco, i tipi Pokémon erano in tutto 15. I tipi buio e acciaio fecero la loro comparsa insieme all'arrivo di Pokémon versione oro e Pokémon versione argento. Quindi diventarono 17. Ora, più di 10 anni dopo, sta per aprirsi un nuovo capitolo nella storia delle lotte Pokémon. Con l'introduzione del... Aspetta. Ah, ok. Con l'introduzione del tipo folletto. Hai già incontrato un Pokémon di questo tipo, Silvan? Davvero? Ah già, l'ho incontrato ieri, mentre stavo andando a prendere il pane. Esatto, adesso ricordo. Anche alcuni Pokémon di giochi precedenti saranno riclassificati sotto il tipo folletto. Il loro aspetto potrà sembrarti lo stesso, ma le strategie e il modo in cui questi Pokémon potranno aiutarti durante la lotta saranno una sorprendente novità. Gardevoir, tipo psicofolletto, per la gioia di Dad.
Meryl, acqua folletto. Allora, Meryl, io il folletto non lo capisco proprio. Cioè, magari sì, la statura folletto, piccoli. Ma perché dare il tipo folletto a Meryl? Quando può benissimo essere acqua. Magari dai, mettiamoci acqua terra. Ma perché acqua folletto? Boh. È lui! Ecco, perché siccome è un figo, ovviamente prende il nuovo tipo, si deve. Jigglypuff è alla moda, mi sembra giusto. Jigglypuff sarà normale folletto. Che gran figata. Ecco, Jigglypuff mi piace. Oh. Compatibilità del tipo folletto. Non è stato ancora rivelato come il tipo folletto si inserirà nelle dinamiche della lotta. Anzi, già è assai che l'hanno annunciato. Vabbè, che già si sapeva. Si sa solo che le mosse di tipo folletto saranno super efficaci contro i potenti di tipo drago. Quindi, ragazzi, quindi, adesso, teoricamente, un Jigglypuff che usa una mossa di tipo folletto sarà super efficace su un Rayquaza di tipo drago. Immaginate. Vi dico solo questo. Prima di Pokémon X e Pokémon Y, i Pokémon di tipo drago avevano solo due punti deboli, le mosse di tipo ghiaccio e quelle di tipo drago. Con l'arrivo del tipo folletto, gli equilibri di gioco cambiano notevolmente. E certo. Qua ci abbiamo intanto una immagine fighissima di Sylveon. Ah, poi fa una mossa spettacolare Sylveon, mi piace tantissimo. Sylveon contro Hydreigon, appunto, il tipo drago. Qua abbiamo un altro screen. Sylveon che manda addirittura KO a Exodus. Come potete leggere qua, è super efficace. Ok, allora, gli attacchi di un Pokémon di tipo folletto saranno super efficaci contro Pokémon di tipo drago come Exodus. Cioè, contro Salamence, dai. E anche Pokémon potenti come Salamence dovranno fare molta attenzione alle mosse di tipo folletto. Ma dai, non si può. Però dai, dà un bello sbalzo. Allora, io adesso non so se farvi vedere. Sì, facciamo questo, gioca al Poké io e te. Allora, una delle novità. Gioca al Poké io e te, mostra al tuo Pokémon tutto il tuo affetto con il Poké io e te. Un'altra novità. Gioca al tuo Pokémon, dagli dei dolcetti o fagli le coccole usando il touchscreen del Nintendo 3DS o del Nintendo 3DS XL. Puoi usare il Poké io e te in qualsiasi momento per giocare con i Pokémon della tua squadra. Gioca spesso con loro e scoprirai i loro gusti e come amano essere coccolati. Trattali con amore e si sentiranno amati, ma se li trascurerai, trovano il modo per fartelo sapere. Cioè, si fanno ritrovare impiccati, quindi non ci provate mai. Allora, io ancora non ho capito se questo Poké io e te è compreso in Pokémon X o Pokémon Y. Però mi sa che sarà possibile scaricarlo dal Nintendo eShop. Ah, cosa importantissima, Pokémon X e Pokémon Y potrà essere scaricato dal Nintendo eShop. Quindi. No, no. Io però volevo Pokémon X e Y per la Wii, non è giusto. Ok, potrei coccolare anche i Pokémon più imponenti. Appunto come Snorlax e Tyranitar. Immaginatevi di coccolare un Garbodor. Che bello. Vieni qui, sacco di spazzatura. Magnifico. Coccola Pikachu come piace a lui per farlo felice. Sì. Pokémon potrà cercare di imitare i tuoi movimenti. Brutto copione. Ecco, prova a inclinare la testa e guarda come reagisce. Provateci, è vero. Forte. Se la sua espressione non sembra felice, forse è meglio cambiare approccio. Uccidilo. scusa. Puoi interagire con il tuo Pokémon. Oh, perché? Con il tuo Pokémon in molti modi, ad esempio battendo il 5. Poi si sfasciano. Silvio che prende un lecca-lecca. Silvio non adora i dolcetti. C'è crisi, non te ne compro. Deve essergli davvero piaciuto. I Pokémon con cui hai giocato nel Poké io e te si volteranno verso di te durante la lotta in attesa. No, ma questa è la figata del secolo. Cioè, tipo. Cioè, in pratica, mentre sei in una lotta, si girano e restano in attesa di ordini. Tipo, che devo fare? No, ma queste sono. No, oh, bellissimo. Che effetto avrà il Poké io e te sulle capacità dei tuoi Pokémon? Pikachu sta aspettando indicazioni da Xavier. Lascia perdere, è come aspettare un autobus. Non ti conviene. Se li prendi per il verso giusto, anche i Pokémon dall'aspetto più minaccioso si lasceranno intenerire. Va bene. Uguale, uguale. Perché sono minacciosi i Ryuga?
Fate schifo. Vediamo gli sfondi. In uscita mondiale il 12 ottobre. Qua abbiamo la regione di Kalos, Luminopoli. Oh, Pokémon! Allora andiamo qui che sono stati svelati due nuovi Pokémon. Vabbè, un Pokémon. Questi già ve li ho fatti vedere, penso. Nuovi Pokémon leggendari. Altri Pokémon. Oh, e qua c'è il nuovo. Una cosa è certa, nella regione di Kalos incontrerai svariati Pokémon con aspetto, capacità e caratteristiche molto diverse. Dai un'occhiata ad alcuni di loro. In realtà questo è il secondo Pokémon che è stato svelato. Oddio, sono andato troppo avanti. Troppo avanti. Ok. Allora, è stato il secondo a essere stato svelato nel gameplay, però uguale. Noivern, eccolo qui. Allora, sinceramente sembra un Aerodactyl fuso con uno Zubat o un Wubat. Però è abbastanza figo. Cioè, guardate un po', alla faccia alla Dradigon, ecco, diciamo. Queste orecchie giganti che sembrano... Sono per sentirti meglio. Ok, no, stop. Noivern attacca chiunque gli si avvicini. Grazie alle onde ultrasoniche che mette alle orecchie. Appunto, guardate che fighe queste orecchie. È in grado di violare anche... Volare, dove leggo violare? È in grado di volare anche nelle notti più buie. Adora la frutta, basta dargliene un po' per calmarlo. Va bene. Tipo volante drago, altezza 1,5, peso 85. Penso che questo non avrà evoluzione. No. Le onde che Noivern mette dalle orecchie sono talmente potenti da frantumare enormi massi. Stai calmino però, Noivern può usare Onda Boato, un nuovo potente attacco che colpisce tutti i Pokémon in campo, compresi gli alleati. Yeah, spacco tutto. Quindi Onda Boato, nuova mossa. Bene. Oh, e qua c'è un Pokémon che è puccioso, più puccioso non si può. Cioè, in pratica sembra agli occhi tipo alla Minecraft, ecco. Sì, a cubetti, ecco. E poi un Venomoth. Un Venomoth minecraftiano. Ah, aspetta. Cioè non è. Però wait a moment. Come fa un Pokémon del genere a non avere pre-evoluzioni? Oh Cristo. Vabbè, Vivillon. Allora, il Pokémon di tipo ma che poi, cioè, fanno un nuovo tipo folletto e non ci mettono un Pokémon del genere? Va bene, va bene. Ah, molto probabilmente questo sarà tipo il Butterfree o Beautifly. Insomma, il Pokémon coleottero che si... Anzi no, Pokémon... Sì, coleottero che si prende all'inizio. Tipo Rumple, Weedle, Caterpie. E si fa evolvere. Infatti per questo mi sembra strano che non ha pre-evoluzioni. No, è stranissimo. Allora, il Pokémon di tipo coleottero e volante Vivillon si serve delle sue ali per attaccare, proiettando delle scaglie o generando un forte vento. Sembra che i motivi colorati sulle sue ali nascondano un segreto. Me gusta. Veramente è molto carino, dai. Questo mi piace. Però spero che è una gamba questa. Sì, è una gamba. No, perché è messa in una posizione un poco strana. Sì, è una gamba. È una gamba, ok. Allora andiamo a leggere. Tipo coleottero volante, altezza 1,2, peso 17. Con le sue ali attacca il nemico provocando un fonte. E questa usa la mossa entomo blocco di Vivillon per far diminuire l'attacco speciale del bersaglio. Ti sarà utile nelle lotte più lunghe. Entomo blocco. Io lo sapevo. Lo sapevo. È una specie di Sarskit. Allora si evolve da Spam. Che Speupa. Come si pronuncia? Spiuma. Quindi io lo sapevo che avevi una pre-evoluzione. Vi giuro che non l'avevo letto. Infatti sono rimasto sorpreso. Spiupa. Benissimo, quindi si evolve da Spiupa.
Sì, è una specie di Sarskit. Solo che Sarskit, per esempio, poi si evolve in Masquerade. Questo si evolve in Vivillon. Bene. Spiupa. Vabbè, questi sono i soliti che già sapete. Vediamo un po'. Non c'è niente di nuovo. Sylveon. Cioè, ancora Sylveon non hanno messo il tipo. Guardate un po'. Che scemi. Ve lo dico io, è tipo drago. Sì, sì. Ah, ecco, questa è la mossa tremenda, forza lunare. Bello. Ah, qua l'hanno aggiunto. Sylveon, il primo Pokémon a essere stato chiaramente identificato come Pokémon tipo folletto. Folletto. Perché folletto? Invece di questo tizio qui non si sa proprio niente. Brutto coso. Ok, io avrei finito, ma adesso vi faccio vedere il video del secondo gameplay, che è quello che è stato fatto vedere appunto al E3. Anzi, I3. Io l'ho visto in diretta, ragazzi, veramente mi sono impressionato, perché è partita la diretta e subito è spuntato questo filmato. Prima quello là, il direttore, cioè della... Aspettate che vi aumento il volume. Si vede male così. O forse sì. No, non vedete un poco sopra, però va. Welcome to the Kalos region, home of your new Pokémon adventure. No, no. An amazing new world to explore. A place where you'll discover many new Pokémon. Questo è quando troviamo un Pokémon. Bellissimo. Vivillon. E qua a noi va. And introducing a new type of Pokémon. Pokémon folletto. Fairy type. Tipo folletto. Sylveon is just one example. E qua ci sono quattro colli tipo folletto. Sì, adesso guardate la mossa finissima di Sylveon, guardate. Dragon type Pokémon. Qualcosa di veramente new finito. Twist to your battle strategies. Another new feature is Pokémon. Qua ci presenta il Pokémon io e te. An exciting way to bond with your Pokémon. Feed, pet, and play with Pokémon to deepen the connection between you. Whether big or small. You can even copy your Pokémon's actions to make them happier. Ecco, guardate che figo, Xerneas. Get ready for the next evolution in Pokémon. Pokémon X and Pokémon Y. Coming worldwide. Ta-da! October 10th, 2013. Devo dire che questo era veramente un totom. Come vi avevo detto, ragazzi, cioè, fantastico, veramente, veramente fantastico. Quindi, non c'è più niente da dirvi. So che stasera, stanotte, anzi, dalle 3 di notte, ci dovrebbe essere un'altra conferenza di Junichi Masuda al I3. Quindi, di un'ora e mezza, ben un'ora e mezza. Quindi, forse arriveranno nuove news su Pokémon X e Y. Comunque io vi terrò sempre aggiornati. Non vi lascio solo. No, no. Ragazzi, questo è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like. E un'altra cosa, lasciatemi la vostra impressione su queste nuove news, sui due nuovi Pokémon e sul Pokémon, sui Pokémon tipo folletto. Quindi questo è tutto. Alla prossima. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ecco, ennesimo file, non riesco a chiudere il programma. LOL. Vediamo se ce la faccio questa volta, dai, ragazzi. No, ce l'ho fatta, yeah.